Parte dal Quigliacelli di Montorrio al Vomano il campionato di Montorrio e Amiternina. Il grande ex Mister Angelone si affida a Bomber Pasquale Maestro, Manuel Di Sante e all'esperienza di Puglia. Mister Di Felice risponde con l'imprevedibilità di Linares, Ignacio, Matrella e Ludovisi. Il Montorrio crea, ma la prima occasione è per gli ospiti. Linares mette in mezzo. Dopo un rimpallo, la palla arriva a Fischione che tira alto. 2 minuti dopo, il Montorrio passa in vantaggio. Manuel Di Sante serve Puglia in corridoio, il numero 9 è freddo e insacca. Prova a rispondere la Miternina con Ludovisi, che manda alto un suggerimento di Linares. Le occasioni della prima frazione terminano con una punizione di Maisto, che l'estremo ospite blocca in 2 tempi. Si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa i gialloneri hanno intenzione di mantenere il risultato e non si affacciano mai dalle parti di Ludovisi. Al contrario, la Miternina prova a pareggiarla. Al nono, Linares conclude dopo un'azione in solitaria, ma il pallone termina di poco fuori. Inizia la girandola dei cambi e fino al 28esimo non succede nulla, quando su un corner battuto da Marino Di Alessandro arriva un attaccante ospite, che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. La squadra di Mister Di Felice prova il forcing finale. Al 40esimo Marino Di Alessandro, dopo una ribattuta in area, tira alto. Al minuto 46 la Miternina recupera palla sulla tre quarti. Ignacio dribbla un avversario, Bruno blocca la sua conclusione. Vanno al Montorrio i primi 3 punti del Pigliacelli, mentre la Miternina proverà a riscattarsi in casa contro il Pucetta. Ma io devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi perché io. Secondo me hanno giocato un'ottima partita, a prescindere che oggi era molto, molto difficile giocare a calcio col fatto del campo, però complimenti alla mia squadra. Secondo me sono soddisfatto dei ragazzi, il comportamento dei ragazzi. Purtroppo non portiamo a casa nessun risultato che secondo me era molto, molto meritato. Una partita difficile contro una squadra ostica che sicuramente darà del filo da torcere a molte squadre, perché è una squadra giovane, sì, ma una squadra che corre, ben messa in campo e riparte sempre, quindi sono partite perché per vincere bisogna fare molta attenzione. Da parte nostra abbiamo fatto un discreto primo tempo, però nel secondo tempo abbiamo solo pensato a contenere, siamo ripartiti poche volte, forse là dobbiamo essere più bravi, entrare più in condizione per poter poi andare a chiudere queste partite, non lasciarle aperte fino alla fine, che una mischia o quant'altro potrebbe poi compromettere il risultato.